con il cuore e con la mente. Voglio dirti solamente quanto amore c'è, quanto amore c'è. Vorrei essere più forte, accettare tutto per restare indifferente. Con il cuore e con la mente non ci riuscirò, con il cuore e con la mente. Ma le cose poi non vanno come dici tu. No, poi te lo prendi se ti tomba. Sei giusta però, io vivo tutto questo con molta sofferenza.
Ma tu pensi davvero che mi piace vestire le gambe, eh? Avere un po' di soldi in tasca, potermi permettere qualche vacanza di lusso, non avere problemi di bilancio, poter frequentare gente alto contatto. Io sono un artista. Amo la vita bohemiana. E se fosse per me sarei disposta a vivere anche con un tozzo di pane pur di stare con te. E allora perché non lo fa? Perché non si può vivere con un tozzo di pane. Ma quanto sei ingenuo. Guarda che cosa c'è. È colpa degli uomini se non l'ha fatta la vita. Serveva un bradone. Ma onestamente io papà spiace facevo un bradone. Ma forse perché vai in costume. Certo, normalmente. Quanti pezzi? Un pezzo solo. E che servono che altro te? Uscite dalla mia testa! Non è possibile, signorina. Noi siamo il sesto senso. Il gioco. La passione. Il dito femminile. Insomma, rappresentiamo il suo inconscio. Barbara, gli uomini sono tutti fuggiardi. Mi ricorda mio marito, vuol sposarmi. Quando ha fuggito, marito? Prima sei bella di qua, sei bella di là. No, queste però non sono bugie. Queste sono palle esagerate. La malinconia. Angelo, per favore, però non è proprio il momento. Ti do una mano a preparare la tavola. Ma tu non dovevi andare a casa a preparare gli struffoli, no? No, non mi piace le struffole, che li fanno c'è la zeccosa. E fa zia Titina. Tanto quella è scema, la mettiamo dentro la cucina a fare i dolci, lei ce li porta e appena si gira noi li buttiamo dentro la mummezza. È fatta una rosata, non sta scumussa mussata. Ti do una mano a preparare, sai cucinare tu. Vedrai che con questa cena finirà tutto. Sono proprio felice di sentirti parlare così. Tu vieni con me! Sì, sì, perché il mondo deve sapere a cosa può condurre un amore infelice. Ed è tutto scritto qui. Quando leggerete questa lettera, saremo già morti. Io, Barbara Gargiulo, dichiaro di aver messo il veleno nel vino che no, terremo stasera. Se lei sia velena, moriamo anche noi. Noi siamo il frutto del suo pensiero. Io sono da capo Buonfante, voglio morire a capo Buonfante. Non può finire così. È facile qualche cosa. Ma noi siamo impappabili, che possiamo fare? Noi vogliamo sapere questa storia dove va a parare. Non è vero, non è giusto. Silenzio, mi scappa la profezia. Silenzio, sentiamo il nostro feticcio. Già si sente. La profezia è purista. La profezia? È purista. È purista. Purista. Santi Scarlatura. Babbo Natale. Babbo Natale, sì. La profezia. Che ha, zio? Mi ha portato i regali. E sono Babbo Natale, normale. Porti i regali. Faccio questi di mestiere, sono un fatto ricco. Che è rimasto male? Si credeva che era Babbo Natale originale. Quello con la slitta e con le rette. A Napoli. E andò parcheggiavo nella signorina. Certo, sono un po' l'espresso, un po' l'imbappo. Faccio questo per lavoro. Portiamo i regali a tutta la gente. Io servo la zona Posillipo po' Bagnoli, che è complicato, perché Posillipo in collina, Bagnoli a livello male. Ma noi, siccome ho consegnato 63 pacchi oggi, non è che ho potuto consegnare i pacchi che andavano a Posillipo tutti insieme nello stesso momento, ah, no, oppure scendevo a Bagnoli e consegnavo il resto dei pacchi. No, io li ho dovuto consegnare uno per volta in ordine alfabetico. Allora uscire, si comincia in fronte, mi scende in donasa, mi sciuscio nasa e si affina nel legge, mi spira il legge, mi scende in lana, poi va in fronte, risale con il giro per la raga, oggi è saperlo fronte, scende in donasa, si affina nel legge, se l'affina, è un pochino, signore, fino a me è una battaglia. Senta, però le chiedo una cortesia, non mi faccia perdere tempo. No, no, me ne scappo perché è l'ultimo parto della giornata. Sì, anche io ho appena finito di provare. Perché lei è un'attrice? Sì. Ma è famosa? No, se era famosa non ci ho domandato. Siamo nei giorni di Natale, ho detto faranno la rappresentazione sacra dell'ultima cena, ma sono diminuiti gli apostoli, signori. Ma ricordavo che erano 12, 12 apostoli. Mi serve la zona.